Va ora in onda Radio Giornale del Volontariato a cura del CSV Belluno Treviso. Bentornati e bentornate a Radio Giornale del Volontariato, realizzato dal CSV Belluno Treviso in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ogni terzo mercoledì del mese un podcast con le principali notizie dal mondo del terzo settore di Belluno e Treviso. Tra i contenuti, news sul mondo del volontariato e aggiornamenti sulle attività del CSV e delle associazioni. Cominciamo dalle novità riguardanti il terzo settore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 31 marzo un avviso riferito all'accreditamento al 5 per 1000 2022, al fine di fornire una ricognizione dell'attuale processo di accreditamento per i diversi tipi di enti coinvolti nella riforma del terzo settore. Per le specifiche tipologie di enti e le diverse scadenze, consultare la homepage di csvbelluno.it. È online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco degli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS. Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione Europea. Gli enti che, invece, al 22 novembre 2021 risultavano iscritti anche ai registri delle ODV e delle APS non devono effettuare la richiesta di iscrizione al RUNS in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica. Lo scorso 29 marzo è stata firmata l'ordinanza 881 di Protezione Civile, che regola il sistema dell'accoglienza dei cittadini ucraini. Essa fa seguito al DPCM del 28 marzo e all'articolo 31 del DL 21-2022. Quest'ultimo già anticipava il sistema di accoglienza, coinvolgendo il terzo settore, riferendosi a 15.000 posti messi a disposizione da quest'ultimo. Sul sito del CSV il testo dell'ordinanza completa. Veniamo ora alle novità del CSV. Al via gli appuntamenti presso gli sportelli territoriali bellunesi del progetto CSV in Movimento. CSV Belluno Treviso, dopo le presentazioni del mese di marzo presso i quattro sportelli, Agordo, Alpago, Cadore e Feltre, comunica le date, le sedi ed i servizi itineranti offerti a partire dal mese di maggio 2022, tutti i venerdì dalle 9 alle 11. Un'opportunità rivolta agli enti del terzo settore bellunesi di ricevere direttamente presso le sedi in elenco informazioni sugli aspetti di cui le associazioni necessitano in vari campi: consulenze, promozione, formazione e molto altro. La prenotazione è consigliata al form raggiungibile cliccando sul sito csvbelluno.it. Corso Associazioni e Privacy: come gestire gli adempimenti in ambito no profit. Il GDPR, Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, stabilisce che anche le associazioni, di qualsiasi dimensione e tipologia, sono chiamate ad analizzare le tipologie di dati trattati, mapparne i trattamenti, redigere informative e nomine nei confronti di autorizzati e responsabili del trattamento. A quasi 4 anni dall'entrata in vigore del regolamento, sono ancora molti i nodi da affrontare per completare il percorso di adeguamento ai principi in esso contenuti. Il CSV Belluno Treviso invita ad un incontro, tenuto da Cinzia Cassiadoro, consulente in materia di privacy, che ha l'obiettivo di far comprendere, con un taglio concreto, esemplificativo e calato nella realtà del terzo settore, i fondamenti portanti della normativa ed i principali adempimenti che ogni associazione deve attuare per essere conforme alla normativa. Il titolo dell'incontro è appunto Associazioni e Privacy, come gestire gli adempimenti in ambito no profit, e si terrà mercoledì 27 aprile alle 17.30 su piattaforma Zoom. Per le iscrizioni visitare csvbelluno.it. Nell'anno del 50° dalla sua scomparsa, un invito a scoprire attraverso un bando letterario la figura di Dino Buzzati. È l'iniziativa del CSV Belluno Treviso, che mira a coinvolgere gli studenti che nei termini previsti dal bando risultino iscritti ad un istituto universitario italiano o estero e siano residenti in Veneto o in Lombardia, regioni in cui Dino Buzzati ha vissuto e lavorato. Nei siti del CSV è possibile visionare l'intero bando con scadenza al 31 dicembre 2022. Per informazioni ci si può rivolgere ai seguenti contatti:
0437 950374, 348 130 3140 oppure scrivendo alla mail cendoc@csvbelluno.it. Si sono chiusi intanto nel febbraio scorso gli altri due bandi letterari del CSV Belluno Treviso, dedicati a Mario Rigoni Stern e Andrea Zanzotto. La giuria è al lavoro sui testi pervenuti e ai finalisti sarà data in seguito comunicazione. Passiamo infine alle novità dalle associazioni. L'Associazione Nazionale Alpini pensa ai giovani, per la loro formazione oggi, per la loro carriera domani. Prende avvio per il secondo anno il programma nazionale di campi scuola per ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni, di 15 giorni ciascuno. Nel Triveneto il campus si svolgerà a Feltre dal 23 luglio al 7 agosto, a Tramonti di Sopra dal 16 al 30 luglio, a Paluzza dal 16 al 30 luglio e a Bassano del Grappa dal 23 luglio al 7 agosto. Per partecipare bisogna iscriversi su www.ana.it. Per informazioni scrivere a campiscuola@ana.it oppure chiamare il numero 392 983 2603. Si terrà venerdì 22 aprile alle 18 presso la sala consiliare del municipio di Cadola l'incontro organizzato dall'associazione Parenti Ospiti Casa di Riposo di Ponte nelle Alpi. Sarà un'importante occasione aperta a soci e familiari degli ospiti per conoscere da vicino l'operato del gruppo e raccogliere le disponibilità per rinforzare le fila dell'associazione, in vista del rinnovo del direttivo previsto ad ottobre. Per accedere all'assemblea è necessario il Green Pass e il rispetto delle indicazioni sanitarie. Per maggiori informazioni scrivere a giallissimo50@gmail.com. Associazione Cucchini, in collaborazione con l'Unità Operativa di Cure Palliative dell'Ulsuno Dolomiti, distretto di Belluno, e con il patrocinio di Provincia di Belluno, Comune di Belluno e CSV Belluno Treviso, promuove un corso gratuito per la cura di malati gravi, destinato a caregiver, badanti e assistenti familiari, dal titolo L'attenzione nella cura. Il corso si terrà dal 26 aprile al 5 maggio. Per informazioni ed iscrizioni entro mercoledì 20 aprile, contattare lo 0437 516666. Al via i laboratori lo chiederemo alla natura e per fare una tavola ci vuole un orto. Percorsi a diretto contatto con la natura per offrire spunti di rilettura del paesaggio e del contesto nel quale viviamo in sinergia con l'ambiente che ci circonda. Gli appuntamenti si svolgono a Morgano tra aprile e maggio. Per informazioni e iscrizioni 348 326 0069. I laboratori sono un'iniziativa realizzata nell'ambito della coprogettazione Percorsi Insieme, Condividere 2021, promossa dal CSV Belluno Treviso in partenariato con molte associazioni locali. Mani Tese organizza a Treviso fino al 29 maggio un corso gratuito dedicato alla cucina burkinabè, realizzato nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale Donne al Centro dello Sviluppo Inclusivo e Sostenibile, con il contributo della Regione del Veneto e il partenariato del Comune di Treviso. Un viaggio tra i sapori e le tradizioni della cultura del Burkina Faso. Per le date e le modalità di partecipazione 328 689 1835. Pieve di Soligo. Un laboratorio di cucito e un corso di uncinetto appena avviati. La promozione dell'apertura dello sportello antiviolenza. Il 21 aprile appuntamento al Cinema Careni per conoscere più da vicino come funziona un cinema. Il 26 maggio uscita a Tovena di Cison di Valmarino per conoscere la Via degli Angeli. Queste ed altre le attività del Centro Giovani Giove, servizio sostenuto e promosso dal Comune di Pieve di Soligo e gestito dalla cooperativa sociale Itaca all'interno del servizio operativa di comunità dell'ULS 2 Marca Trevigiana. Prestazioni di sostegno al reddito per persone disoccupate e non. È possibile grazie al progetto Caleidoscopio, approvato dalla Regione del Veneto per la realizzazione di azioni integrate di coesione territoriale AICT anno 2021. Il progetto, che si avvale di molti partner, prevede il coinvolgimento di 82 destinatari individuati tra le persone disoccupate e non, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o domiciliati in Veneto.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2022. Maggiori informazioni su csvbelluno.it. Avete ascoltato Radio Giornale del Volontariato a cura del CSV Belluno Treviso.